liquidarci come volgari ladri e assassini? Banditi! Siamo banditi! E come avremmo potuto sopravvivere nel fitto delle boscaglie, braccati come lupi, dalla sorte in fuga seguiti solo perché eravamo guelfi? Calpestati! Come l'erba dagli zoccoli ai cavalli! Calpestati! Ci siamo vendicati! E contro di noi, in questa sporca guerra tra famiglie, tra sangue dello stesso sangue, un'infinità di uomini armati, per nei nostri villaggi saccheggi, incendi, rapine, per noi un solo destino, briganti o emigranti, guelfi o ghibellini. Ghibellini, se abitavi in Vallimagna, ad almeno inferiore, a Villa d'Almè. Guelfe, se stavi al di là, almeno superiore, in Val San Martino, a Cerosa. Ghibellini come i mozzi, i suardi, i lanzi a Bergamo. Guelfi, come le famiglie del Colleoni, del Rivola e dei Bonghi a Bergamo. E il veleno delle parti ha ucciso la libertà. Le malefiche arti della golpe del Lione. Le famiglie divise da rancori inestinguibili. E quando Barnabò Visconti diventò signore di Bergamo, il male dilagò. Il signore concedeva ad ogni ghibellino piena facoltà di uccidere qualsiasi guelfo e la casa a bruciargli. Seguirono infiniti omicidi, estorsioni, tirannie ed incendi dei più empi che mai stati fossero. Durarono i progressi della crudeltà, uccidendo l'una e l'altra parte persone innocenti e barbaramente trucidando famiglie intere. E nuove inaudite gabelle sopra ogni cosa quantunque vile. Ed uno sciame di cavallette per 12 miglia per lungo e 2 per largo. E 3 anni di peste e ancora morte, fame, paure e la tassa sul sale che nessuno voleva pagare. E nessuno doveva definirsi guelfo o ghibellino, pena il taglio della lingua! Fino a quella domenica degli ulivi! ...25 marzo 1369, ad Arzenate, per mandato di Barnabò Visconti, si invitarono le fazioni a celebrare la pace dopo quella a Modena tra i Visconti e il Papa. Sulla piana di Arzenate giurarono per i ghibellini del Menno i Teresoli e i De Pillis, per i guelfi i Bergonzi e i Rota, alla presenza di quasi tutti gli ufficiali del dominio visconteo, il capitano di Bergamo e il vicario del podestà di Bergamo. Furono ridotte le condanne ai banditi, sia guelfi che ghibellini, e quei d'Almenno che erano stati scomunicati. Polino Rota e Partino d'Almenno furono assolti per delega di Papa Urbano V. Thank you.
una pace breve. Una pace che scoppiò in una nuova guerra. Più curiosa che mai. E col ferro e col fuoco devastò Lemine tutto, lasciando rovina e povertà.